Ciao ragazzi, in questo video vi faccio vedere tre idee, tre ricettine per realizzare le vellutate. Inizio con questa di broccoli, è davvero squisita, molto aromatica, io l'accompagno sempre con dei crostini di pane, senza esagerare perché all'interno metto sempre le patate, però un pochino li aggiungo sempre perché comunque completano il piatto. Questi in particolare sono i crostini di pane che si trovano in Trentino, io purtroppo non mi ricordo mai come si dice bene, comunque è un pane tipico del Trentino che si fa con i semi di finocchio e sicuramente tantissimi di voi lo conosceranno. Se volete potete anche realizzare la vellutata senza patate, però in realtà io le metto sempre perché danno questa consistenza davvero cremosissima e setosa. Inizio per prima cosa quindi andando a tagliare a cubetti proprio le patate. Io prima le ho lavate e ho tolto la buccia. Faccio i cubetti piccolini perché le patate sono comunque la verdura che impiegherà più tempo a cuocere. Vado a tagliare a pezzettini anche il cipollotto e infine anche i broccoli. Ovviamente avevo già lavato tutto quanto. Aggiungo adesso l'acqua, il sale e un bel giro d'olio. Do una mescolata e posso mettere sul fuoco coprendo con un coperchio. Lascio cuocere la verdura circa 20 minuti, non esagero appunto con la cottura perché i broccoli se cuociono troppo iniziano a prendere un po' un sapore troppo forte, quindi quando vedrete che le patate inizieranno a essere morbide potete togliere dal fuoco. A questo punto posso versare tutto quanto in una pentola, ovviamente mantenendo tutto quanto il loro brodino, tutta quanta l'acquetta, e inizio a frullare bene con un frullatore ad immersione. Rimetto sul fuoco e faccio arrivare a bollore e la vellutata è pronta, come vedete veramente facilissima e velocissima. Quindi la posso impiattare e posso portare a tavola. In realtà questo è il procedimento base per le vellutate di ogni verdura praticamente, io faccio sempre in questo modo e mi trovo molto bene. Passiamo adesso alla seconda ricetta, una vellutata veramente famosissima, quella di zucca. La zucca si presta molto bene a questo piatto perché la sua consistenza simile alle patate rende veramente la vellutata, appunto questa zuppa, super cremosa. Io in questo caso l'ho accompagnata con un semplice giro d'olio a crudo, però quando ce l'ho metto sempre un pochino di panna di soia che in superficie dà anche un bel aspetto, fa anche da decorazione, oppure del caprino. Se vi piace come formaggio ci sta benissimo perché la vellutata è molto dolce, il caprino che è leggermente salato e acidulo ci sta benissimo. Per prima cosa quindi inizio a pulire la zucca, quella che sto utilizzando in questo caso è una butternut, di solito utilizzo la mantovana, preferisco come varietà la mantovana, però anche la butternut si presta molto bene per questo piatto. Dopo averla fatta a cubetti passo alle patate, le vado a sbucciare e anche in questo caso le faccio a cubetti piccolini. Dato che la zucca, come vi dicevo, rende la vellutata molto cremosa, potete anche ridurre in questo caso la quantità di patate e metterne di meno se volete. Metto tutto quanto in una padella, aggiungo una presa di sale, un giro d'olio e aggiungo anche del cipollotto, questo è congelato ma va benissimo anche quello fresco. Quindi copro con l'acqua e intanto vado a mettere in ammollo dei funghi secchi. Questi sono dei porcini e ci stanno molto molto bene. Quindi li metto in una ciotolina e copro con dell'acqua tiepida. Sono assolutamente facoltativi, quindi se non li avete non c'è bisogno di aggiungerli. Però danno quella nota in più, quel sapore in più che secondo me fa la differenza. Quindi dopo averli ammollati pochissimi minuti li vado a mettere nella padella, copro e posso mettere sul fuoco. Anche in questo caso lasciamo cuocere 20 minuti circa, le verdure dovranno essere belle morbide. Quindi se vedete che ancora le patate sono un po' legnose potete proseguire la cottura. Nel mio caso si era asciugata un po' troppo l'acqua di cottura, quindi ne ho aggiunto un bicchiere per poter frullare bene la zuppa.
però è una cosa che vedrete voi al momento di frullare, quindi se vedete che l'acqua di cottura basta non c'è bisogno di aggiungerne altra. Anche in questo caso, come sempre, rimetto a bollire, mi basteranno pochissimi minuti, è talmente veloce il passaggio che non l'ho neanche registrato. Appena vedrete che la zuppa inizierà a bollire potete togliere dal fuoco. E posso quindi impiattare. La vellutata di zucca è forse la mia preferita perché ha un sapore veramente delicatissimo che a me fa impazzire. E passiamo alla prossima ricetta. La prossima ricetta è la mia vellutata preferita. No, scherzo, in realtà è difficile trovare una vellutata preferita perché mi piacciono da matti tutte quante. Questa è quella di finocchi, forse è quella che ha il sapore più delicato, quindi ad esempio se avete dei bambini o persone a cui non piace molto la verdura potete provare a proporre questa vellutata, sono sicura che piacerà tantissimo. Inizio quindi tagliando i finocchi, tolgo i gambi e li spacco a metà e poi in quattro. Vado a togliere la parte finale che elimino del tutto e poi questi gambi, quelli più esterni e duri, li tengo via, ci farò degli estratti, non li butto mai, invece i gambi più teneri, questi con la barbetta, li tengo per la vellutata. Faccio la stessa cosa con le foglie, quindi quelle più dure ed esterne, più rovinate, le elimino. Ad esempio ci faccio dei brodi o comunque non li metterò nella vellutata. E tengo invece le foglie interne, ad esclusione del cuoricino, proprio la parte più tenera che sinceramente mi piace di più da mangiare cruda perché è tenerissima e croccante e la preferisco nelle insalate. Quindi qui abbiamo tutti quanti i finocchi. Li vado a mettere in un colino, li lavo bene e li faccio a pezzettoni. E come prima vado a mettere anche in questo caso i pezzetti di patate, un pochino di sale, come vedete il procedimento è sempre uguale, del cipollotto, un giro d'olio e l'acqua. Chiudo e anche in questo caso metto sul fuoco. Di nuovo lasciamo cuocere 20-30 minuti. Sempre mescolando e facendo attenzione che l'acqua di cottura non si asciughi troppo. Dopo aver messo tutto quanto in una pentola, quindi vado a frullare bene tutto quanto. Fate attenzione perché i finocchi sono molto fibrosi, quindi fate attenzione che tutti i filamenti si siano frullati bene, in caso contrario potete passare la vellutata in un colino. Rimetto sul fuoco come prima e faccio arrivare a bollore. E adesso non mi rimane che impiattare. Vado a completare il piatto con un giro d'olio a crudo e vado ad aggiungere un pochino di barbetta che mi era avanzata, che fa una decorazione molto carina, molto semplice. E la mia vellutata è pronta. Come tipologia di piatto la vellutata si presta benissimo ad essere conservata, io infatti quando avanza la metto sempre in congelatore. È molto comoda perché in questo modo abbiamo sempre a portata di mano una zuppa praticamente pronta perché basterà semplicemente poi metterla in una padella o in un tegame, una pentola e farla solo arrivare a bollore. Quindi quella che mi è avanzata, in questo caso era quella di finocchi, e di zucca la vado a mettere in un contenitore di silicone, quello per fare i muffin. Lo metto qua perché poi le monoporzioni le andrò a mettere in un sacchettino e in questo modo mi starà più comodo poi quando dovrò utilizzarla. Perché più è piccolo prima si scongela, infatti le vellutate che comprate al supermercato sono sempre in piccoli cubetti. In ogni caso potete anche mettere tutto quanto all'interno di un sacchettino e sarà comodissimo ugualmente. Spero che queste tre idee vi siano piaciute, fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre vellutate preferite, se anche voi la fate come me oppure fate un procedimento diverso. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!